Magico, che nome fantastico, bello scritto come Belle della Bella alla Bestia, Sederino. Ma non è geniale? Ma non sono un genio, ma qualcuno mi dia un premio, Cristo santo, ma sono il nuovo Maccio Capatone, ma qualcuno mi dia... Porca miseria, non so che dire, cioè posso mettere un po' di applausi in sottofondo mentre che dico Bel Sederino? Grazie, grazie, grazie mille, no basta, tranquilli. Ciao carissimi, ma ciao, ma salve, ma ciao. Oggi volevo fare un video di disegno, ma poi ho visto che era troppo tardi, che non avrei fatto in tempo. Ma prima di tutto, per chi non mi conosce, mi presento. Il mio nome è Electric e il mio cognome è... Wow, quel rumore ha fatto un'onda assurda nella registrazione audio. Spero di non avervi fatto scoppiare i timpani, ma a parte questo, sapete che sono un uomo pieno di fantasia. In particolare per i nomi. E oh mio Dio, Daisgea 5 o Daisgaea, no? Come si legge? Disgaea. Vabbè, iniziamo aprendo questo gioco, perché Daisgaea 5, che io non ho mai potuto giocare, esce fuori che è un gioco magnifico, magico. Mi sta rendendo la vita più bella, grazie. Guardate, ci sta i pinguini, ci sta quella che li fa innamorare, ma è troppo divertente. Adesso vi spiego in breve. È un gioco tattico. È un gioco molto anime, come potete vedere. A noi l'anime piace. Sì, che ci piace. Anime style. Posa. Anime style. Ma andiamo avanti, che non abbiamo tempo da perdere. Daisgaea. Come cacchio si pronuncia? Carichiamo, per favore. Quindi, vedete, un posto molto anime. Una grafica molto anime. Quindi, ci piace. Ci piace molto. Adesso, infatti, ho voglia di disegnare un sacco anime. Prossimo video facciamo bello anime. Facciamo una gnocca e la miseria, eh. Disegniamo una gnocca alla paura. Comunque sia, cosa c'è di bello in questo gioco? Oltre all'aspetto tattico delle cose, ai personaggi ti danno un sacco di spazio per scrivere il nome, quindi puoi scrivere tranquillamente nome e cognome pure lunghi. Che cosa è successo con questa cosa? Che beh, la mia immaginazione è esplosa grazie a questi nomi. Adesso vi faccio conoscere i miei personaggi. Questi sono Kiria, Serafina, Red Magnus e Cristo, che sono i personaggi della storia, ok? Poi c'è la mia potente maga nera, Lola Capezzola. Andiamo a vedere la signora Lola Capezzola. È un Green Mage, perché si è evoluta, capito, come i Pokémon. Vedete che ci stanno... Tu completi le stelline, quindi fai salire loro nella rispettiva classe. È un job system simile a Final Fantasy Tactics. Chi di voi ci ha giocato? Beh, sei un grande, perché quello era un gran bel gioco. Il prossimo personaggio si chiama Giovanni. Ah, simpatico, Giovanni. Questa è una battuta che mi sono giocato anche ieri, perché ci stavo pensando, perché mentre ieri facevo il video per il milione di Vegas, non facevo altro che pensare: oh, non vedo l'ora di giocare a Daisgaea, come cazzo si legge, oggi. Signor Giovanni, che è un guerriero, e stiamo quasi quasi per raggiungere l'altra classe. Andiamo avanti, chi c'è? C'è la signora Beata. La signora Beata Ignoranza. Oh mio Dio. Dai, è un nome carino. Oh, qui stanno sempre facendo i lavori, Cristo. Adesso si sentirà nel mio video tipo brrr, Cristo santo, io non lo so, guarda. Comunque la signora Beata Ignoranza, che è una signora guerriera. Vediamo che lei sta salendo con la classe, la ragazza. Piano piano. Andiamo, il prossimo è Bel Sederino. Magico, che nome fantastico. Bel scritto come Bel della Bella alla Bestia, Sederino. Ma non è geniale? Ma non sono un genio, ma qualcuno mi dia un premio, Cristo santo. Ma sono il nuovo Maccio Capatone, ma qualcuno mi dia... Porca miseria, non so che dire, cioè posso mettere un po' di applausi in sottofondo mentre che dico Bel Sederino? Grazie, grazie, grazie mille. No basta, tranquilli. Andiamo avanti, questa è una classe Hunter, che all'inizio parte come Archer. Cioè il job system è l'archer, ok? Quindi lei è arciere, e il sub job, quindi sub class, le sottoclassi, si evolvono, e quindi adesso è una cacciatrice. Poi chi altro abbiamo? Abbiamo la signora Federica Manamica, che non si capisce da dove viene l'ironia qui. Federica, la mano amica! Geniale, geniale. Classe Acolite, come cacchio si legge, non lo so. Fa parte della classe Cleric, quindi questa fa le magie bianche, capito? Te cura gli status alterati, sta lì, fa le magie. Magica, davvero. Ma andiamo avanti, il prossimo è Kenny, il guerriero. Kenny! Perché dai, allora, questo qua, quando parla, fa sempre i versi tipo Ho pensato, wow, mi ricorda Kenny il guerriero. Però, vabbè, chiamiamolo Kenny, il guerriero. Un po' un richiamo anche a South Park.
Non lo so che stavo pensando, questo non è troppo geniale, ma comunque sia un combattente ninja, quindi cazzottoni. Andiamo avanti. Schiava sexy. Questo è tipo, non ho mai capito, è tipo una classe. La classe è maid. Maid che sarebbe tipo la serva, no? La governante. La domestica, ecco, la domestica. Che però non si sa perché c'ha la faccia da zombie. E mi piace moltissimo, guardate che bel disegno anime. E questa c'ha di bello che più o meno tutte le armi, come potete vedere a destra, ce l'ha equilibrate, no? Ci. Quelle, lì capisci quale armi sa usare meglio. Io ho dato lei l'arco. E la particolarità sua è che può usare sempre un oggetto. Ma andiamo avanti. Guardate questo nome, signori. Non è geniale? Frank Einstein. Leggetelo tutto insieme. Frankenstein. Madre! Madre! Lo so, sono un genio. E questo è un mostro. In particolare sarebbe un imp. Quindi ci sono anche i mostri che salgono di classe. E adesso questo è diventato un mischief, son ceppo. Qui abbiamo il signor Al. Il signor Al quadrato. Geniale, davvero. È un orco, ma in realtà ce la faccia da fa cocero, dai. Andiamo avanti. Questo è un altro personaggio del gioco. Poi abbiamo Ash Ketchup, il pinguino, numero uno. Poi abbiamo, questo è un altro personaggio del gioco, Ernesto Sparalesto, classe Gunner. Hai capito che questo ha le pistole? Gli fumano, le pistole però, un po' anche le palle, però quella è un'altra storia. Andiamo avanti con Mad Wolf, che è una nostra moderatrice di questo canale. Facciamo un applauso a Mad Wolf. Grazie, grazie. Spero che hai messo in sottofondo l'applauso, almeno lo sto dicendo così mi ricordo di metterlo. Sempre classe Hunter. Andiamo avanti con Cameron Diaz, perché insomma, sai com'è, Cameron Diaz è proprio una roba proprio. Sono cresciuto con quella donna, i film di quella donna, e sono sempre stato rapato da quando ho 5 anni a più o meno ai 12, quando ho iniziato a menarmelo. Ma questa è un'altra storia, andiamo avanti. Questa è la signora Sadi. La signora Sadi passera. Sadi passera. Sa. Geniale, direi. Qui abbiamo Shaimo, un altro moderatore, perché ogni tanto do un nome vostro, che è un mago nero anche lui. Poi abbiamo Magna Chiappa, che questa è un'altra maga bianca strana. Non ho capito se è un maschio o un maschio, non lo so. Questa è la mia, questa è mia patatina. Mia patatina, uno perché è carina, poi perché messica pensieri zozzi e non va bene, quindi patatina. Andiamo avanti. Questa è la ninja Mina. Mina vagante. E qui abbiamo finito con i nostri personaggi, ma adesso ne vorrei prendere un altro e chiamarlo come voi. Quindi voglio andare a vedere i miei ultimi commenti, vedere chi di voi è molto attivo magari. Andiamo nel video 3 anime, un disegno. No, anzi, andiamo a vedere un video di gameplay, perché almeno sono sicuro che può capitare questa persona a vedere questo video, visto che di solito ci sono persone che sono qui soltanto per vedere video di disegno. Appena leggeranno Da Sky a 5, come cacchio si pronuncia, non lo vedo quel video. Qui c'è una ragazza che mi ha proposto addirittura un matrimonio, Alessia Vannini. Quindi devo reclutare una femmina, ma mi sa che le femmine ce l'ho tutte. Questa classe ce l'ho, questa ce l'ho. Questa non capisco, questa è maschio o è femmina? È femmina. Sì, c'ha il capello lungo. Questa non ce l'ho. Celestial Hostess. Minchia. La ragazza che mi ha proposto il matrimonio, a cui ho già accettato, si chiama Alessia Vannini. Speriamo che sia maggiorenne, perché se no è un problema aver accettato già adesso il matrimonio. Alessia Vannini. Bene Alessia, fai ufficialmente parte della mia squadra. E ti prendo pure con le robe top, con la skill top. Minchia, 20.000 per 10 punti, no. Questa va benissimo. Sembra che sia una sorta di tank questo affare. Alla difesa bassa potrei aumentare quella, però anche la resistenza alta. La resistenza è il parametro di difesa contro le magie. Io alzerei tutta la difesa in modo da essere un tank completo. E lo portiamo al livello massimo, 12, hai capito zio? Sentiamo le voci, queste sono le personalità. In base alla personalità ci avrà determinate voci. Sentiamola. Oh, it's fallen. Sentiamo quest'altra. Oh, this fight. Peace. Oh. Pure angel. Ma stava piangendo tipo. Bella, mi piace questo. Pure angel. Vediamo il colore. Questa sembra quasi di ghiaccio. Piace. La prendiamo con i capelli azzurrini, che ci piace. Alessia Vannini, fai parte della squadra adesso, e ti porto subito a combattere. Hai capito? Gli dobbiamo dare qualche arma, qualcosa. E siccome non ho nessuno con la lancia, mi sa che gli do la lancia. Guardate questa come alza l'attacco, Cristio. Diamo una lancia perché ne ho una buonissima mai usata. E gli diamo un po' di robe per difendersi, sai com'è. Adesso andiamo a fare un combattimento per provare la signora Alessia Vannini, hai capito? La signora Alessia Vannini adesso ci spacca i culetti, Andiamo a fare proprio uno difficile anche. Non uno che insomma sia una cavolata.
Quindi è così che funziona questo gioco. È tutto a scacchiera e tu muovi i tuoi nemici per ammazzare quest'altri. Questo è il succo. Questo è un mare che, insomma, ti avvelena. Quindi farò come prima cosa, porterò fuori la mia squadra, semplicemente. Quindi Lola Capezzola, tu vai qua, perché la signora Lola Capezzola ci piace che vada là. Prendo subito Frankenstein che vola, quindi non si avvelena. La metto vicino a Lola Capezzola, che fa un Montos, e me la butta qua, così non mi si avvelena la signora Lola Capezzola. Hai capito? Geniale, lo so. Portiamo subito fuori la signora Alessia Vannini. La signora Alessia Vannini che dovrà essere lanciata qua. Proverò a lanciarla qua. Quindi mi serve uno forte che possa lanciarla lontano. Kenny, il guerriero, dovrebbe farcela arrivare là? Non penso, eh. Adesso facciamo una super torre, signori, qua. Tutti su, avanti. Belsederino, sali. Vai, Belsederino. Ci serve una Federica mano amica che ci cura poi. E non voglio utilizzare i personaggi del gioco, voglio utilizzare solo i miei. Quindi direi di andare avanti con al quadrato. Abbiamo finito, perché non posso tirarne fuori altri. Quindi io tiro qua, pam, un lancio fatto. Lei rimarrà avvelenata, ma pace. Sti cacchi, direi. Lanciamo qua e iniziamo a posizionarci qui sopra. Dovremo buscare, purtroppo, ma sarà necessario per poi fare delle combo assurde, perché qui contano molto le combo. Utilizzo un oggetto per rubare oggetto al nemico. 30% di possibilità di rubare questo oggetto, e infatti lo manco. E qui finiremo il nostro turno, diciamo a Al di difendersi, perché è l'unico che mi è rimasto libero dalle azioni. E finiamo il turno. Vediamo cosa succede adesso. Allora, i mostri possono legarsi alle altre persone diventando un'arma, cosa che posso fare anch'io con i miei mostri. Vedete, qui è diventato un arco magnifico, direi. Adesso questi iniziano a picchiarmi cattivi, vedi? Bam, bam, bam. Il danno che ha fatto quella zozza. Guarda qui, guarda, guarda il danno che ha fatto. Ma tu guarda sto zozzo. Meno male che c'ho due maghi bianchi qui, eh. Mica stiamo scherzando. Vabbè, il mio si è incazzato. Vedi che c'è Frankenstein che non è tanto contento. Ma con questo attacchiamo a questa, ok? Con questa riutilizziamo un attimo un oggetto per rubare, che non si sa mai. 39% è salito, eh. Mancato, ovviamente. Con questa attacchiamo da qua, anche se un arciere poteva attaccare da più lontano, ma non ce ne frega. La nostra cara Belsederino fa un attacco super speciale della miseria, che facciamo qua. Si guarda, no, così colpisco i miei amici, non va bene. Quindi colpisco due, e va bene così. Questo mi fa la magia cura. Con il signor Giovanni facciamo un attacco speciale. Oh, ma perché non c'ho SP io? Ma che sta succedendo? Non va mica bene, zio. Ah, facciamo? Che facciamo? Semplicemente attacchiamo da qua. Tac. Questa attacca da quest'altro lato. Perché qua parte la combo, non so se hai capito. Zio, questa si muove qua. Ce la faccio ad arrivare da lui, sì. Posso colpire lui? Ah, ma questa vola praticamente. Ecco perché non si è avvelenata, ma è magnifico. Se magnifique, se magni. Hai capito, Alessia Vannini? Ecco perché ti amo e ti voglio sposare. Perché voli? Cristo. E adesso aumentiamo la difesa di Lola Capezzola, grazie a Alessia Vannini. Ah, se io volessi lanciare il signor Kenny il guerriero, dove riuscirei a farlo arrivare? Con Frankenstein? Non abbastanza vicino. Quindi con Frankenstein posso tranquillamente colpire quello là, in caso in cui dovesse resistere alla magia di Lola Capezzola. Ma sicuramente non resiste, perché non resiste, perché Lola Capezzola è una bestia di Satana. Quindi ecco che facciamo. Lanceremo Frankenstein. 1, 2, 3. Ok, Frankenstein, se lo lanciamo qua, possiamo colpire quel bastardo con una pietra. Eccolo là, visto, perché io so tutti gli attacchi. Adesso mi sembra che abbiamo stabilito tutto. Facciamo execute. Adesso vedete che succede un macello, eh. Questi fanno un attacco combo della miseria, perché quando stanno vicini i personaggi fanno un attacco combo. Guarda il danno. Quello mi sa che non è sopravvissuto. No, non è sopravvissuto. Ha lasciato pure un forziere. Questo è un altro attacco speciale. Doppelganger. Non so se hai capito. Doppelganger. Doppelganger, o come cacchio si legge. Questo spacca, eh. Guarda là, l'ha sbudellata. Ha spaccato pure il palloncino. Questa cura, quindi da paura. Ha curato lui. Ecco il signor Giovanni che fa un attacco combo. Guarda quanto è bello. Quanto è bello che prende lui, lo schianta addosso, fa un macello, quelli morti. Adesso lei attacca lei. Un altro attacco combinato della miseria. Vai. E stiamo a spaccare i modelli, eh. Questo è paura, sto gioco. Mamma mia, incontrò il gioco della vita. E è ancora viva quella. Incredibile. Oh, lui resiste a Lola Capezzola. Incredibile. Ma Lola Capezzola aumenta la difesa grazie alla mia moglie Vannini, Alessia Vannini. E quel colpo invece è stato micidiale da parte di Frankenstein. Mi sembro uno che sta a fare la telecronaca. Al signor Joe, sì, il signor al quadrato, che c'ha tutto il sangue pieno, lo spostiamo qui per bloccare gli attacchi contro questi due. Qui spostiamo la signora schiava sexy, e grazie a questo attacco posso finire il turno e aprire i due forzieri, perché io posso anche colpire i forzieri per aprirli, perché è così che si fa. Non basta andare lì a aprirlo, no, tocca distruggerli, però almeno così li apro tutti e due insieme e vediamo cosa esce fuori. Bene, una pistola, quella non mi dispiace affatto. Vediamo un po'
cosa fanno adesso? Partono di magia, ok, nessun problema, qui resistiamo. Ecco che si è incazzata la signorina beata ignoranza, si è incazzata bel sederino, attenzione, ecco la pietra sulla testa, ci ha provato almeno. Wow, calma, al quadrato attaccherà lui, beata ignoranza finirà una volta per tutte lei. Vediamo un po' se il signor Giovanni può distruggere lui. La signora bel sederino facciamo attaccare a lui, che forse potrebbe resistere. Con la signora schiava sexy proviamo a rubare un'altra volta, vediamo un po' se rubiamo questo 50%. Pam, inculati, t'ho rubato i vestiti, zio. Che mica i cazzi, oh. Con lei attacchiamo a lui, con lei cerchiamo di curare insieme la ragazza e il facocero. Guarda, questo è sopravvissuto proprio per poco, eh? Questa la posso mettere qui, così non si avvelena, man mano si avvicina a nord. Tu sei morto, mi dispiace molto. Iniziamo a far avvicinare Kenny il guerriero verso l'altro avamposto. Questi sono brutali, devo inculare quell'arma. Vai Kenny, sei tutti noi. Aumenterò la difesa sempre della stessa Alessia Vannini e qui possiamo eseguire. Vediamo cosa succede. Un attacco teamwork da paura. Quello muore. Sì, 80, 390 di danno. Ciao zio, sei andato. Bella, è stato bello. Adesso loro finiscono anche la ragazza. Pulita proprio da paura. Teamwork, è teamwork. Testata micidiale 405, sei andata. Un altro forziere. Non è fantastic? Se fantastic, testate da parte della schiava sexy e del ragazzo. Questo mi sa che pure è andato, ragazzo. Eh sì. E questa cura i miei due. Da paura, tutto come pianificato. Lui muore perché non ha nulla da fare. Nulla da fare per lui. Difesa su per Alessia Vannini, mia moglie. Tiriamo là Alessia Vannini, così intanto va avanti. Finiamo il turno. Ecco come finisce, con il forziere aperto, con dei cazzottoni, ma dato dei guanti, ottimo. Il nemico non si muove, quindi io inizio ad avvicinarmi con cautela. Lei la mettiamo qui, così sta al sicuro. Solleviamo Lola Capezzola e la tiriamo qua sopra. Vediamo un po' se possiamo lanciare il signor Giovanni un po' più lontano, grazie al nostro Frankenstein. Per favore tiramelo qua, così guardate quelli lì, li ho messi tutti lì apposta, affinché li potessi curare con heal 4 caselle. 4 caselle, zio, mica ciascole. Tac, quelli si curano tutti. Questa la spostiamo qui, adesso purtroppo si dovranno avvelenare per forza praticamente. Facciamo avvicinare un pochino anche la signorina beata ignoranza. Andiamo avanti, eseguiamo, così si curano tutti da paura. Pam 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 pam. Tu difenditi, tu muoviti qui, difenditi e tu difenditi. Ok, qui si avveleneranno tutti, ma al prossimo turno devo farla finita. Vediamo un po'. Questi ovviamente si avvicinano, quello si avvelena da solo perché è un pirla. Questi iniziano a fare male, i bastardi, ma non è un problema, siamo pronti ad affrontare la faccenda. Non tolgono tantissimo, andiamo avanti. Cristo, guarda come vinco la partita. La signora Lola Capezzola la spostiamo qui e gli facciamo fare una magia epica. Ah, ne volevo colpire due insieme, ma non sono in una posizione che mi permette di farlo, quindi iniziamo prima con gli attacchi fisici. La signora beata ignoranza attaccherà da questo lato. Alessia Vannini per la prima volta fa il suo attacco addosso a questo zozzo. La signora bel sederino farà un attacco micidiale, questa volta in stile 300. Tu devi attaccarmi da questo lato. Questo gli tiriamo un sasso. Questo dove lo tiriamo? E un po' se riusciamo a rubare quella spada al ragazzo qui. Versatile bill hook, inculata, sta senza arma il bastardo adesso. Vedi cos'è la tattica, cos'è la strategia. Hai capito, zio? Mica stavamo a scherzare. A questo possiamo mandare di là e vediamo cosa succede. Pam, attaccherà le spalle il ragazzo. Io sono figata. Con un build up. E l'ultima a colpire sarà proprio la Lola Capezzola con un Astral Impact. E questi, mamma mia, è finita ragazzi, è finita la partita. Eseguiamo, guardate che macello. Attacco in 4, in 4, in 4. Questo gli farà un sacco di danno, scommetto. 32, 49, una miseria. 81, neanche così tanto per essere un attacco in 4. Forse la difesa molto alta, ma non è finita qui. È la prima volta che vedo un attacco del genere. Bestiale, 170. Non chissà che, ma va benissimo. Anche perché adesso continuiamo con un attacco triplo, Che mica ciaspole qui, Eccolo lì, quanto danno? 121, buonissimo. Vediamo un po' questa che mi aumenta la combo. Lo Zil Regen. Questo è quell'attacco alla 300 di cui parlavo. 1000 frecce cascano dal cielo, ma dai, ma che volete fare? Ho colpito l'amico mio perché non ho fatto caso che colpivo anche lui. Beh, mi dispiace molto, Kenny il guerriero. Datti da fare. Vediamo un po' la pietrona. Quello deve morire adesso. Ancora non è morto, pensavo di farla finita. Invece mi sa che quello sopravviverà. Questo no, quello gli ho tolto un macello. Questo Astral Impact, pam, quella è morta. Ancora no, sì, ne è rimasto uno vivo. Bastardo, gli ho dato la possibilità di darmi un ultimo colpo, porca miseria. Come ho potuto? Vabbè, visto che ho dato questa possibilità, gli inculo l'arma però. L'hai voluto tu? Dammi questa spada, va. No, l'ho mancato, Cristoforo. Adesso cerco di farti un'altra volta un attacco in 4, va. Mettiamo questa qua, mettiamo questo qua e finiamola, perché tanto è finita. Un attacco in 2, è perché quello è basato sulle probabilità.
abilità, tu affianchi l'amico che attacca dai tuoi compagni e c'è una possibilità che attacchino, faccio un attacco, un team attack, ecco come si chiama, un attacco in squadra. E non sono arrivato fino in cima con i bonus del punteggio, più combo fai, più robe fai, più gusta, e guardate lì come gli grappano le boobies tutte queste ragazze. Non è un bellissimo disegno? Qui si toccano tutte le boobies, bellissimo, noi ci piacciono le boobies. E quello che ha aiutato di più a alzare il bonus è stato il signor Giovanni. Sotto segue Lola Capessola e al terzo posto Frankenstein. Ecco chi sono i giocatori migliori di questa partita, che è durata un po' troppo. Mamma mia, qui neanche se taglio viene fuori un video di 20 minuti. Bene polletti, grazie di essere stati con me, spero che vi siate divertiti. Questo video un po' particolare, che vi abbiano divertiti almeno i nomi che ho dato ai personaggi. Se vi è piaciuto il video, beh, ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric.